Ciao a tutti e ciao a tutte, sono Martina e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come leggete dal titolo, si parlerà di brutte copertine di libri. Ci tengo a sottolineare che questi libri con queste brutte copertine sono stati da me comprati e per la maggior parte da me letti, quindi non sto assolutamente giudicando un libro dalla sua copertina e anzi vi sto semplicemente dicendo che ci sono delle copertine di libri che ho letto che non mi fanno impazzire, ma il libro comunque l'ho letto, quindi non sto giudicando dalla copertina. Qui si potrebbero fare discorsi lunghi un chilometro sul marketing, sul libro, sulla bellezza del libro, sul libro come oggetto, sul libro come semplicemente momento per accrescersi. Insomma, si potrebbero fare tantissimi ragionamenti, ma so che non è il caso di farli qui. Quindi mi sbrigo e vi faccio vedere quali sono le copertine dei libri che ho in casa che non mi hanno fatto proprio impazzire ed anzi, se mi fossi trovata in libreria con la possibilità di scegliere tra più edizioni diverse, certo, probabilmente non avrei scelto questa. Nel farvi vedere questi libri non citerò gli autori dei progetti grafici, uno perché non li ho trovati tutti, due perché non voglio mettermi lì a bacchettare nello specifico una determinata persona, anche perché chi sono io per giudicare il lavoro altrui, semplicemente è un gusto personale. Il primo libro che vi faccio vedere è un libro che io ho amato tantissimo, che mi è piaciuto tantissimo, che mi ha dato tantissimo, ma la cui edizione, ecco, lascia un po' a desiderare. Sto parlando di Una peccatrice di Verga. In questa edizione, che è l'edizione di Amazon, perché Amazon comunque stampa con i classici, e insomma, sembra un po', non so se avevate voi alle elementari o alle medie, quei libri in inglese con gli esercizi, ecco, per dimensione, per formato interno, sembra un po' quello, però in realtà, come vi ho già detto, il libro io l'ho amato, ma ecco, copertina, magari un qualche ghirigoro in più ce lo avrei messo, non avrebbe fatto male. Il secondo libro che vi faccio vedere è un'edizione Mondadori di non so bene quanti anni fa, perché la pagina dove erano scritti tutti i dati editoriali è stata tagliata, che ho preso in un mercatino dell'usato. È un libro di Niccolò Ammaniti ed è Io non ho paura. Non so se potete vedere questo giallo fluo con questo sfondo che è un campo di grano, in sé per sé non sarebbe proprio male, se non fosse che è tutto sgranato e veramente non mi fa impazzire, non mi piace. Stephen King, Carrie. Ho comprato questo libro in un mercatino dell'usato, questa è un'edizione del 1977, dal progetto grafico si vede tutto. In realtà non è che non mi piace proprio questa copertina, mi piace il fatto che sia metallizzata, però certo, appunto si vede che è, utilizziamo la parola obsoleto, forse un po' fuori luogo, però in ogni caso si vede che è un libro con un progetto grafico, con un'impaginazione molto 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 vecchia, insomma, che non è attuale. Magari per un occhio abituato alle bellissime nuove edizioni, questo può risultare un tantino meh. Stessa cosa per 10 piccoli indiani di Agatha Christie, che mostra tutta la sua età. Questa è del 1985 e si vede proprio che il progetto grafico, ecco, non è proprio innovativo. Io ho letto e adorato questo libro, ma l'ho letto nella nuova edizione Mondadori perché mi è stata appunto regalata da un mio amico quell'edizione e questo ce l'avevo nascosto in casa, nei meandri della mia libreria. E devo dire che appunto, se io mi fossi trovata in libreria a scegliere tra questa e la nuova edizione, avrei sicuramente scelto quella nuova. L'eleganza del riccio di Marielle Barbery. Di questo libro c'è soltanto un problema, secondo me: l'accostamento dei colori. Cioè, io non avrei mai messo il rosa del vestito con il blu dello sfondo e il giallo del pavimento. E lo so che sono troppo critica, però oh, se proprio devo scegliere una copertina che non mi piace, ne scelgo una che ha una cromia, per secondo me, errata, dato che io sono fissata con gli abbinamenti. Il profeta di Gibran è caduto. Il profeta di Gibran, sto leggendo attualmente questo libro che è appunto una pillola di saggezza. La copertina è quel che è, insomma, ne ho viste di migliori, ne ho viste di più belle. Ho preso questo libro da un mercatino dell'usato, quindi non posso lamentarmi, dato che penso di averlo pagato un euro se non di meno, e quindi non posso assolutamente dir nulla, però la copertina non mi fa impazzire, non mi piace molto. Ultimo, non per importanza e neanche per bruttezza, ultimo semplicemente perché era messo ultimo nella pila di libri che me lo vorrei, va bene. Ultimo, Uno nel suo 100.000 di Pirandello. Ora, questo libro non è neanche male, non è male, però se proprio devo appunto scegliere qualcosa che non mi piace, certo scelgo questa copertina che non mi fa impazzire, non è brutta, però
non è neanche una di appunto ultramoderna, bellissima, fantastica, wow, con una grafica che mi fa impazzire. È una storia conosciutissima, Un nessuno è 100.000, un libro famosissimo, un libro molto bello, ma il progetto è quel che è. Ora, io spero che nessuno di voi si sia offeso perché ho parlato male di queste copertine, perché vi ho detto che sono brutte. Come ho già premesso, insomma, non sto qui a giudicare la storia, sto semplicemente a giudicare il progetto grafico che, secondo i miei umilissimi gusti, poteva essere fatto in maniera diversa, o comunque poteva essere fatto così, ma io preferisco dell'altro. E niente, detto questo, io vi mando un bacione enorme, fatemi sapere quali sono i libri che avete in casa con una copertina, un'edizione che proprio non vi piace, e niente. Io spero che il video vi sia piaciuto come sempre, ci vediamo ad un prossimo video e ciao!